Oggi qui a Polista si parla cibo e la salute. Sì, è un'organizzazione, un service organizzato dal Lions Club Polissena Abruzium che mi pregio di presiedere. Il nostro intento proprio nell'ambito del servizio è quello di insegnare a mangiare bene o comunque promuovere il buon cibo. Saranno presenti con noi ottimi relatori che di questo si occupano da anni e anche saranno presenti anche dei produttori che utilizzano nella creazione della pasta o di altri manicaretti, definiamoli così, le farine grezze o comunque i prodotti calabresi come il bergamotto, la nostra cipolla di Tropea, il peperoncino, tutti i prodotti sani che rientrano nella dieta mediterranea, che è la migliore al mondo e che ci permette di vivere sano, in maniera sana, e di mangiare bene, perché vivere bene e mangiare sano non deve essere una dieta, una tantum una volta al mese, bensì uno stile di vita. Dottore Leuzzi, il cibo e la salute quest'oggi a Polistena? Il cibo e la salute? Il cibo è strettamente correlato alla salute, tutte le malattie del cosiddetto benessere sono collegate allo stile alimentare che noi abbiamo. Purtroppo lo stile alimentare è slegato da quello che è il sano e quindi noi ci troviamo di fronte a un'impennata dell'obesità, all'aumento dei tumori e delle malattie cardiocircolatorie. Dobbiamo pensare soltanto una cosa, che il cibo e prevenzione e anche terapia delle malattie. Quanto è importante mangiare questi prodotti sani dalla nostra terra? La ringrazio per la domanda, direi è importantissimo, e ringrazio il dottor Leuzzi che per quanto mi riguarda già la seconda volta che vengo coinvolto, che porta avanti queste tematiche legandole al tema del convegno di oggi, è cibo e salute, no? Legandole appunto alla salute, quindi la qualità di quello che mangiamo e i risvolti di quello che dà in termini di salute. Credo che per troppo tempo chi si è occupato di produrre cibo e anche l'agricoltura che è stata servita all'industria, diciamo, ha trascurato di prendere in considerazione questi aspetti, con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Ecco, quello che manca oggi è l'informazione in maniera tale che si acquisisca maggiore consapevolezza in tutti noi, sia come consumatori sia come produttori, in maniera tale che si possa recuperare quelle tradizioni, quei metodi, quelle varietà che permettono di fare e produrre un prodotto di qualità sano, genuino, e che ci faccia stare meglio. Sì, sicuramente abbiamo approfittato di questa occasione per discutere di problemi importanti che riguardano noi, ma soprattutto questa scuola che ha un indirizzo appunto di cucina e nello stesso tempo, diciamo, diamo qualcosa in più rispetto a quello che diamo nel quotidiano ai ragazzi come conoscenze, in quanto abbiamo degli illustri esperti che parleranno appunto di cibi sani. Cibo sano, che è una cosa importantissima, soprattutto tenendo conto che noi abbiamo un'agricoltura che potrebbe darci tutto quello che è di sano da utilizzare sulle nostre tavole. Purtroppo questo non sempre avviene, quindi noi dobbiamo cercare di convincere questi ragazzi a utilizzare soprattutto prodotti a chilometro zero, ossia prodotti della nostra terra.